siamo con Marco Succo, allenatore degli esordienti del Tonaro. Allora mister, è finita in questo momento l'ultima partita, diciamo, del torneo di Natale, facciamo un po' un punto di questa prima parte della stagione. Per noi è molto positiva, diciamo che all'inizio avevamo i numeri per poter fare questo campionato, perché come sa all'interno si stanno un po' spopolando i paesi. Anche per voi che siete un vivaio florido, insomma, è difficile con i numeri, no? Sì, sì, poi c'è questo campionalismo in zona, diciamo, che non aiuta in questo, anche se diciamo bene, grazie alla polisportiva Ovoda e questi ragazzi di Tiana siamo riusciti a fare una buona squadra, che quello che ci rammarica un po' che non eravamo col numero giusto dall'inizio, diciamo. Certo, ecco. Certo. Però sono molto contento per dove sono arrivati, per quello che stanno facendo, poi anche per come si stanno comportando, diciamo, con grossa realtà, con grossi paesi dove non certo sono piccoli come i nostri. Ecco, voi siete piccoli ma sempre ambiziosi, riuscite a fare risultati e portare avanti i ragazzi, soprattutto nel settore giovanile, che è la cosa più importante. Sappiamo che ci sono tantissimi tonaresi che giocano altrove e che sono cresciuti nel vostro vivaio. Sì, sì, diciamo che anche la prima squadra è fatta proprio di ragazzi che vengono tutti dal vivaio di Tonara. Solo quest'anno abbiamo preso, infatti, come nella prima squadra, un ultimo portiere, ma soprattutto perché è un bravo ragazzo e impara anche agli altri. Per questo fatto dei portieri è una cosa che è un po' una pecca. Certo, certo. Se uno non è del mestiere, diciamo, è anche difficile mettersi a allenare i portieri. Diciamo che con Sandro Sanna ci sta dando una grossa mano, perché ci sta portando su anche altri due ragazzi e capiscono anche i giovani, vedendo il suo lavoro con serietà. Insomma. Ecco mister, quali sono le difficoltà che lei ha nel seguire questi ragazzi durante le fasi della partita? Magari si deconcentrano, si distraggono? Allora, i ragazzi sono molto, diciamo, come penso un po' anche gli adulti, sono molto quello che c'è intorno, ecco. Rispecchiano la situazione, sì, esterna. Sì, sì, e poi diciamo, se il genitore c'è, a volte se non c'è è meglio, se c'è non c'è, un po' li mette in difficoltà anche questo. Però dico che io li faccio sempre lo spirito di gruppo, diciamo, mi faccio sempre mantenere un po', anche se io sono un po' un urlatore, diciamo. Molto sanguigno. Sì, diciamo, sì. Che dal punto di vista dei genitori forse ci vorrebbe una maggiore partecipazione nel rispetto dei ruoli, no? Sì, sì, guardi, io posso dire questo, posso ringraziare anche i genitori perché ci danno una grossa mano, perché fare un campionato così sembra semplice, ma farlo da solo come lo faccio io, adesso c'è questo ragazzo che mi sta dando una mano, lo ringrazio tanto, Raffaele Del Piano. È molto impegnativo, perché certo, se una brutta giornata devi avvisare tutti, se è una bella giornata, insomma, le cose sono, i bambini vogliono prese per bambini, ecco. Certo, certo. Però dico che sono molto contento di avere quello che un gruppo, tenendo, anche dei genitori, voglio dire, perché sono partecipi, mi danno una mano quando andiamo a fare le trasferte, tutte le cose, sono molto partecipi nelle cose. Penso che il punto di forza del Tonara nel settore giovanile siano anche molto i genitori. La partecipazione. Sì, sì, danno una grossa mano. Per chiudere mando un messaggio di Natale a tutti i tesserati del Tonara. Il mio augurio è di... Il più grosso che posso dare è che alla fine del campionato siamo dove siamo adesso con la prima squadra. Ci sia quel storico salto, insomma, sì, in promozione. E poi un buon Natale a tutti, sereno, e che ci porti molta gioia e molta felicità per il prossimo anno. Benissimo, noi ringraziamo Mr. Succo, ovviamente complimenti per il lavoro con i giovani del Tonara, in bocca al lupo per il 2012.